Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Oggi vi propongo una nuova puntata di MotoGP Notizie Febbraio. E vi inizio con la Honda perché hanno confermato il loro impegno nella categoria fino al 2026. La parola a Noriaki Abe, CEO della Honda. Sono molto contento che abbiamo rinnovato il nostro contratto per competere in MotoGP dal 2022 al 2026. La Honda gareggia nel campionato mondiale FIM Grand Prix dal 1959 e ha vinto il suo 800° Gran Premio l'anno scorso. Riteniamo che le gare di MotoGP siano vitali per le nostre attività motoristiche. Le corse ci permettono di sviluppare varie tecnologie attraverso una agguerrita competizione ed insegnare ai nostri ingegneri a coltivare la loro capacità. Con questi ingegneri che lavorano allo sviluppo dei veicoli di serie, Honda può creare prodotti migliori per i suoi clienti. Beh amici, HRC ha firmato con la Dorna, ora mancano solo Aprilia, Yamaha e Suzuki a ribadire il loro compromesso con la categoria. Comunque ci si aspetta che tutti i costruttori continuino nella categoria almeno fino al 2026. Buone notizie. Dopo Andrea Dovizioso, perché lui parla delle possibilità di essere in griglia con la Honda quest'anno. Non mi sentivo ancora pronto per fare il tester, mi sento ancora un pilota quest'anno di motocross. Non sto cercando a tutti i costi un posto in MotoGP, mi interessano solo progetti di un certo tipo. Se ci sarà la possibilità nel 2021 o nel 2022, sarò il primo a essere contento di parlarne. Honda? Dipende, non deve essere una semplice chiamata. Non sto cercando di correre in MotoGP, se no l'avrei potuto fare in un altro modo. Ci deve essere un progetto e una voglia nel provarci insieme. Se ci sarà un'idea di questo tipo, magari per il 2022 ne parleremo. Sono abituato a fare le cose fatte bene. Se c'è voglia reciproca, se ne parla. Beh amici, questa è stata la risposta di Dovizioso, che sembra non sia disposto ad accettare un contratto part-time, almeno è quello che si vocifera. Comunque, ora vi propongo la replica di Akira Nishimura, responsabile HRC, perché lui chiude la porta a Dovizioso. Nell'improbabile eventualità che Marc Márquez non sia pronto in tempo, avremo Stefan Bradl come supporto come l'anno scorso. Ok, dopo Carmelo Ezpeleta, perché lui parla un po' di tutto. Il mio vero ruolo nell'incidente di Marc Márquez? Io non ho mai mediato assolutamente nulla tra i medici Márquez e la Honda. Questa è una bufala inventata dalla stampa, una bugia. Certamente ho parlato con il costruttore per conoscere la situazione, ma non sono mai intervenuto. Honda non ha aperto nessuna indagine sul pilota. Il ritorno di Marc? Marc deve fare ciò che sente e non deve preoccuparsi di nulla. Ovviamente è importante che prima o poi torni, ma non voglio mettergli pressione. Gli parlo regolarmente e lo trovo determinato e forte, è concentrato sul recupero e non sta guardando al calendario. Beh ragazzi, approfittando Márquez, vi lascio un video della sua ultima sessione di allenamento. Il calendario 2021? Abbiamo dovuto aspettare il tempo stabilito dei contratti per decidere che non potevamo andare in Argentina e negli Stati Uniti. Adesso sono eventi rinviati. L'obiettivo è realizzare un campionato di almeno 18 gare. Se riusciremo ad arrivare a 20 tra marzo e novembre sarà perfetto. C'è meno paura e incertezza rispetto al 2020, ma mi sarebbe piaciuto se le cose fossero andate diversamente, ma sfortunatamente non è così. Questo non significa che non vogliamo iniziare a gareggiare. Quando ritornerà il pubblico? Febbraio sarà fondamentale, perché potrebbe esserci un miglioramento. Da lì vedremo. L'anno scorso abbiamo avuto spettatori a Misano e Le Mans ed è andata bene, non c'è stato un solo contagiato. A Portimao volevamo che ci fosse il pubblico, ma non è stato possibile. I promotori e noi abbiamo sempre grande attenzione su questo tema. Ora amici, Morbidelli, perché lui parla del 2020 e della sua futura moto per la stagione 2021. Ovviamente essere arrivato così vicino a vincere il titolo mondiale mi ha dato un po' di frustrazione, ma la soddisfazione per un campionato oltre ogni rosea aspettativa ha più che mitigato il disappunto. La mia futura M1? Non so ancora che specifica avrò nel 2021. Ho concluso il 2020 consapevole che anche per la stagione 2021 avrei avuto la stessa moto dell'anno scorso. Forse è cambiata qualcosa. Vedremo.
I nostri rivali per questa stagione? Le Suzuki, secondo me, saranno le moto e i piloti da battere. Ed approfittando, amici, la Suzuki, Joan Mir, perché il campione del mondo risponde a tutto. Vincere con Marquez in pista? Parrebbe di più, sebbene il prossimo titolo non avrebbe un merito maggiore, ma lo voglio con lui in pista. Voglio che lui ci sia perché posso immaginare quello che sta passando, lo spero davvero con tutto il cuore. Spero che rientri e sia di nuovo se stesso, così da renderci le cose difficili e farci migliorare. I miei avversari per la lotta per il titolo? Considerando Mark, il mio primo avversario è lui, anche se non sono sicuro che sarà di nuovo al 100% dall'inizio. Dubiterei che qualcuno possa arrivare e vincere la prima gara dopo quello che è successo, ma con lui qualche dubbio ce l'ho. La mancanza di Davide Brivio? In realtà spero che non mi manchi, ho molta fiducia in Suzuki, ci sono persone competenti all'interno di questa struttura. Non ha fatto tutto Davide, mi fido di Shinichi Sahara, perché è colui che prenderà davvero le decisioni. Penso che sia un ragazzo molto professionale, quindi non sono affatto angosciato. A Davide auguro ogni bene perché è stata una figura importante e decisiva nella mia carriera. Ora amici Ciavatti, perché lui parla della Ducati e risponde a Dovizioso. Ovviamente le parole di Andrea Dovizioso non possono fare piacere, ma ora siamo concentrati su quest'anno e sul futuro. Di Andrea ci piace ricordare i bellissimi momenti che abbiamo passato insieme, i risultati che abbiamo ottenuto, le 14 vittorie che abbiamo avuto insieme. Andrea è il pilota Ducati più vincente della storia dopo Casey Stoner. Tutto questo resterà scritto nella storia della Ducati, per sempre. Adesso però stiamo pensando al futuro. Abbiamo inserito giovani sia nella nostra squadra che nei team satellite e quindi siamo concentrati su questo. Le nostre aspettative? Spero che Ducati possa essere super protagonista già quest'anno. È vero, il regolamento non ci consente di fare evoluzioni sul motore, che è sempre stata una delle aree su cui abbiamo fatto degli sviluppi interessanti. Abbiamo però lavorato su tutte le altre aree. Chiaramente nel 2022 si potrà portare in pista una moto con caratteristiche diverse, soprattutto perché avremo potuto lavorare sul motore. Ducati vuole però essere sempre protagonista e lottare per il mondiale sempre. Ora amici, per ultimo come sempre le notizie veloci. Ed inizio lasciandovi in schermo alcune immagini delle nuove livree della squadra sponsorama per le Ducati GP20 di Luca Marini e Enea Bastianini. Poi il circuito di Termas del Riondo, perché un incendio ha distrutto gran parte dei box del circuito argentino. La parola a Héctor Farina, direttore del circuito, che ci spiega la magnitudine dei danni. Purtroppo l'intero edificio dei box è stato distrutto dall'incendio che si è verificato nelle ultime ore in autodromo. Quel settore comprendeva anche le sale stampe, race control e i salotti VIP. Sia il museo dedicato a Juan Manuel Fangio sia la torre di controllo insieme ad altri uffici e al centro medico non hanno subito danni significativi. D'ora in poi lavoreremo per fare tutto il possibile per rispettare i programmi che abbiamo pianificato, compresa la MotoGP a novembre. Beh amici, dispiace molto quello che è successo all'autodromo, ma almeno c'è una buona notizia perché il museo è intatto e questo è particolarmente una gran notizia perché dentro il museo c'è una bellissima Benetton B196, la macchina di Gian Alesi e Gerhard Berger della stagione 1996 della Formula 1. Poi Alex Rins, perché lui ci parla del suo stato fisico. Fisicamente mi sento molto meglio, anche con la spalla che ora sento più stabile. Il titolo? Sono il pilota che ha più carica per detronizzare Mir, perché è così che accade quando il tuo compagno di squadra fa una stagione da vincente. Dopo amici Livio Supo, perché lui ci parla dell'incidente di Marquez e le responsabilità di HRC. Mi auguro con tutto il cuore che Marc Marquez possa tornare presto ai massimi livelli, ma è chiaro che qualcosa non ha funzionato. Il problema è che è accorso pochi giorni dopo l'intervento. L'ho sempre detto, la responsabilità principale è dei medici che gli hanno permesso di tornare in pista. Se fossi stato io il team principal dell'HRC in quel momento, come lo sono stato in passato, avrei fatto di tutto per non permettergli di correre. Dopo Petrucci, perché lui ci fornisce qualche retroscena sul suo contratto con la KTM.
Io e il mio manager stavamo parlando anche con Aprilia e quando la KTM si è fatta avanti, le frontiere erano chiuse per il coronavirus. Abbiamo dovuto aspettare il primo giorno utile per raggiungere l'Austria. Non ci aspettavamo di tornare a casa con il contratto firmato. Ora Vignales, perché lui ci spiega cosa cambierà ora che Vale non è più in squadra. Ora che Vale non è in squadra avremo più libertà nel lavoro nei box, perché non è mai facile essere al fianco di una leggenda. Perderò un po' di motivazione perché battere Valentino nello stesso team ti dà un bel incentivo. Devo dire che io ho imparato molto da lui. Cosa ci ha mancato per diventare campioni nel 2020? Abbiamo fatto troppi errori nel 2020. La mancanza di potenza è stata cronica e anche la poca trazione non era un problema nuovo. La combinazione di questi due fattori ci ha tagliati fuori. Il pilota da battere nel 2021? Sarà Jack Miller, sta facendo progressi continui e costanti e ora sarà in un team ufficiale. Dopo Lorenzo, perché lui ci parla di Marc Márquez. Non so se il braccio di Márquez tornerà al 100%, lo auguro a lui e a tutti i tifosi della MotoGP, perché vederlo in pista è sempre uno spettacolo. Tutti i grandi infortuni vanno piano piano a influenzare l'aspetto psicologico e rendono un po' più cosciente i piloti dai rischi. Penso che in quel senso vedremo un Marc Márquez più maturo. Poi la VR46, perché Uccio ci parla di questa possibile futura nuova squadra MotoGP. Squadra propria? La strada è molto lunga, il passo è molto importante, servono soldi per tanti anni e dobbiamo strutturarci anche noi. Questi sono mesi importantissimi, da qui a maggio dovremo prendere una decisione. Non sappiamo con che moto, il nostro cuore è Yamaha, ma ci sono tante opzioni. Dopo il calendario 2020, perché il GP di Buriram è stato rinviato al 2022 e perché il circuito ha rinnovato il contratto con la Dorna per il periodo 2022-2026. Per quanto riguarda invece il Gran Premio di Aragon, il circuito ha un rosso di 8 milioni di euro, ma il GP sembra non essere a rischio. Poi Fausto Gresini, perché non è più positivo al Covid, sebbene è ancora sedato. Vi propongo l'ultimo comunicato sul suo stato di salute. Fausto Gresini è sedato, con valori di ossigenazione sufficienti. Un polmone è ancora in condizioni critiche e i medici stanno utilizzando una macchina che toglie l'anidride carbonica dal sangue per mantenere il più possibile i polmoni a riposo. Per ultimo amici, le date di presentazione delle squadre MotoGP, quelle che hanno fornito queste date. Allora, la Ducati verrà presentata il 9 febbraio, la Repsol Honda il 22 febbraio, LCR Honda Castrol 19 febbraio, LCR Honda Idemitsu 20 febbraio, Red Bull KTM 12 febbraio, Tektra 12 febbraio e per ultimo la Yamaha Monster Energy il 15 febbraio. Beh ragazzi, allora per questa puntata di MotoGP Notizie è tutto, io come sempre vi ringrazio per averla vista, se vi è piaciuto date like, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana con altre notizie. Saluto a tutti, alla prossima!